Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Funny Gamerick. Siamo tornati su Beyond Two Souls. Stiamo per iniziare una missione della CIA, l'ultima in teoria, perché ci hanno promesso che dopo questa missione ci lasceranno in pace. Adesso dobbiamo trovare un riparo. Stiamo congelando. Puoi Ecco. gentilmente trovarci un riparo? Esatto, un riparo per loro, ragazzi. E Jody e i suoi compagni. Dove lo trovo il riparo? Forse è qui, ragazzi. C'è una casa laggiù! Sì. Ricevuto! Andiamo! Una tempesta di neve. Solo un villaggio di pescatori. Il nostro contatto ci ha fregati, ecco cosa. Andiamocene subito prima che vengano a cercare i nostri culi ghiacciati. 3 giorni a congelare e mangiare neve per niente. Cazzo! Se prendo lo stronzo che ci ha spedito qui. Ehi! Hey, mi sono rotto delle vostre lamentele. Se non sapete dire altro, chiudete il becco. Gente, io sto gelando. Perché prima non accendiamo un fuoco e poi discutiamo? Ha ragione. Ci accampiamo qui in attesa che la tempesta si calmi. Contatterò la base per istruzioni. Ecco. Infatti, ragazzi. In questo momento lo vorrei qui, questo freddo. Perché c'è un caldo bestiale, ragazzi, oggi. Al diavolo. È tutto bagnato. Questa roba è bagnata. Inventiamoci qualcosa o non supereremo la notte. Ma stanno accendendo sto fuoco. Questo cos'è? Caffè? La fida non ad accendere un fuoco. Devo uscire. Ho bisogno di pisciare. Ah, così, detta così. Riesci a connetterti? No, con la tempesta ci vorrà un po'. Sei ancora arrabbiata, vero? Senti, forse non cambierai idea, ma mi dispiace. Per com'è andata. Sai che ti dico? Hai ragione, non cambierò idea. Mi sa che lui ci tiene ancora. Beh, ragazzi, ha non bisogno di... lontananti, ok? Siamo a meno 40. Non ho intenzione di fare la turista. E poi in questo accampamento, cioè in questa... Ok, proviamo. In questo casotto non c'è un bagno, cioè... Dov'è che la deve andare a fare? Qui. Oh.
diavolo. Questa non promette nulla di buono. Mi sa che li dobbiamo avvisare. Sono qui, li ho visti. Dove? Sulla strada principale. Un convoglio di corazzati mi sono passati di fianco. Ti hanno visto? No, no, non credo. Andiamo. Ok, seguiamoli. Però che spettacolo, ragazzi. Bing. Aiden, vedi cosa c'è dentro. Dentro il container. È una base. Non è un container. Ok, c'è una specie di sottomarino. Ci sono dei soldati. Caricano dei gas. Sui sommergibili. Sì. Sommergibile. Significa che il vatro sott'acqua. Quindi devono avere una base laggiù e usano i sub per portare le scorte. Quanti soldati? Riesco a vederne tre. Dì ad Aiden di occuparsene. Aiden, occupatene tu. Ok. Ma quelli se ne sono andati. Qui, 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 qui. Tingsu! Se n'è accorto. Così. A sangue freddo. Forse da lì possiamo aprire la porta. Portone, quello che è la sala cinesca. Ecco. Piano però. Cazzo, Nick. Scusa. Potevi almeno avvisarmi. Allora, cosa facciamo? Dammi un minuto, ok? Forse... ecco. Ho già guidato un mezzo simile nel simulatore. Forse potremmo usarlo. Sì, usiamo il loro sommergibile, non se ne accorgeranno. Quello che vorrei è un piano, non una proposta di suicidio.
Ma che cosa stai facendo, scusa? Trovo una soluzione al problema. Buona idea, ma non ci cascheranno per molto, Jody. Beh, forse no. Ma quel dannato varco non si chiuderà da solo, o sbaglio? Ah, si travestono. Può funzionare da lontano, e poi? Col sommergibile andiamo alla base. Continueremo da lì. Vado con lei. Scusa, e noi? I posti sono due, voi state qui e trovate un modo per uscire. Quando torneremo, probabilmente dovremo agire in fretta. Ma che? È un ordine, Nick. Dammi gli esplosivi. Lo sai che potremmo non tornare mai più, vero? Sì. Sì, l'ho sempre saputo. Sì. Ok, siamo sott'acqua. Scendi ragazzi. Ancora, dovremmo esserci ormai. E guidiamo anche un sommergibile. Pessima visibilità. È difficile orientarsi. Cioè, il varco è sott'acqua, ragazzi. Comunque abbiamo visto all'inizio cosa accadrà in futuro, quindi ci cattureranno in pratica. Chissà cosa accadrà, ne vedremo delle belle. Forse stiamo arrivando. Là, vedi le luci. Una base sott'acqua. Spero non fosse una domanda. Sono colpito. Pochi avrebbero resistito così. Di nuovo quella scena. Forse sarai più sensibile al dolore del tuo amico. Le mie domande sono facili. Voglio sapere il tuo nome. Per chi stai lavorando? E come sai dell'esistenza di questa base? Mi dirai anche cos'è successo quando hai superato il campo di contenimento. Non dire niente! Hai capito? No. Farò no, queste no. Domande ancora e ancora una volta. Mi chiamo Holmes. Jody, no. Jody Holmes. Agente 894732. Lavoro per la CIA. L'avrebbero ucciso, ragazzi, secondo me. Poi non so. E così la CIA sa dei nostri esperimenti. E l'entità intrappolata nel nostro campo di contenimento?
È legata a me. Da quando sono nata. Affascinante. Anche gli americani hanno scoperto l'esistenza di questo fenomeno. Hanno catturato Aidan. Devo informare i superiori. Tornerò presto per continuare la nostra conversazione. Mi dispiace, Ryan. Chissà cosa gli facevano se non avessimo parlato. Adesso? Distruggiamo il condensatore e poi ce la filiamo. E hai anche qualche idea su come fare? No. Mi inventerò qualcosa. Tutti qui sono. Chissà se questo travestimento funziona. Adesso Jody, lo scopriamo. Non devi avvicinarti troppo. Non possiamo aspettare. È come... Ecco, forse possiamo possederlo. Avanti. Cosa? Ma... Sta zitto e seguimi. Ah, ecco. L'abbiamo posseduto. Cazzo, ha funzionato. E allora sono dietro di noi. Lì. Ah, ok. Ci vanno a passare. Ho paura che se ne accorgono degli occhi. La porta laggiù. Forse è la via giusta. Questa? Il condensatore è vicino. Sento degli echi provenire dal parco. Troppo semplice, non mi piace. Jody! Guardate! Jody, che succede? Non può entrare. Chiedo! Quanto va tam? Vai tamen lì, guy! Come gli auguri tamen? Ecco, ci hanno catturato. E Aiden è rimasto... Noi siamo Aiden adesso. Oddio, siamo separati da Jody. Adesso dobbiamo trovare un'altra strada. E loro nel frattempo li stanno torturando. Sta succedendo quello che abbiamo visto nei frammenti. Così almeno qui possono entrare per prendere delle armi quando li liberiamo. Questo. Aspetta. Non posso uscire. Ho bisogno di te. Mi stai cercando? Non c'è niente. Ho bisogno di te. Oh, Dio mio. Ma che cosa?
Prendiamo le armi, prendiamo le armi. Ecco, ecco. Cioè, assurdo, ragazzi. Bene, bene, abbiamo disattivato il campo di contenimento. Aiden, sei tornato. Presto. Sì, sì. Presto. Trovati. Guardate. Tutti altri spiriti. Dobbiamo seguire il filo. Macello, c'erano altri spiriti. Eccola, eccola. La dobbiamo curare. Chissà cosa le hanno fatto. La dobbiamo proteggere con Aiden. Devo trovare Ryan. Ho capito, dov'è Ryan? Ryan! Qui è, qui è. Curiamolo. Sfondami. Presto. Stai bene. Vuoi davvero saperlo? Forza. Riesci a camminare? Sì, sto bene. Ok. Aspettami al sommergibile. Se non torno tra 15 minuti, parti senza di me. Sei matta? Jody è fatta, la base è distrutta. Andiamocene finché possiamo. Il varco è ancora aperto. Le entità si riverseranno da questa parte se non lo chiudiamo. No, è troppo tardi. Dobbiamo andarcene. È l'unico modo. Lo sai bene. Esplosivi. Sono nella stanza degli interrogatori. Assurdo, ragazzi. Aspetta, gli esplosivi sono nella stanza degli interrogatori. E qual è la stanza degli interrogatori? Questa? Aspetta, aspetta. Eccoli qui, forse. Abbiamo trovato gli esplosivi? Che macello, ragazzi. Non ci toccano, giusto? Ok. Può passare da qui, no?
Allora non dobbiamo andare qui. Dove andiamo? Qui? No. Lì dobbiamo andare. È un labirinto questo... questa base. Presumo dobbiamo andare qui. Sì. Dobbiamo metterci la tuta. Ah sì, perché dobbiamo andare a chiudere il varco. Che si trova sott'acqua. Vai. È buio pesto. E questo coso avrà pure una luce. Ecco. Sta calmo, Aiden. Missione impossible, direi. Restiamo lentissimi, giustamente. Com'è che questi spiriti non ci toccano? Ecco il varco, l'abbiamo trovato. Lo dobbiamo disattivare adesso. Come dobbiamo fare? No, Aiden, non devi dare nell'occhio. Ok, stavo prendendo Aiden, ma a quanto pare non possiamo usarlo qui. Ci siamo incastrati. Ecco. Cosa facciamo? Da qui? Sì, sì, sì. Dobbiamo disattivare tutti. Ah no, gli stiamo piazzando le cariche. La dobbiamo far esplodere, quindi. Sì, abbiamo preso le cariche esplosive. Me ne ero dimenticato. Ok, 3 minuti. Veniamo via. 3 minuti per fuggire. Corri, Jody. Oddio. Cos'è? Ah!
Meglio Izzo. O è Yeizu o è un altro di quei demoni. Attenzione. Corri. Sali. Oddio ragazzi. Era tipo simile a Yaitsu. Quello del deserto. Chi è? Ma che ci fa Bruce Lee qui? La grande scoperta che il mondo abbia mai conosciuto. Distrutta a causa tua, stupida troia americana. No, 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 ho sbagliato. No, levati. No. Tutti questi anni di lavoro sono andati in fumo. Così. Così. No, 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 no. Il mostro. Quello di là. Ho preso una bella catenata. Aia! Vabbè ragazzi, ho sbagliato quasi tutti. Ci vediamo dall'altra parte. No, 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 no. Oh, 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 oh. Ah, se l'è tirato il demone. Cioè alla fine ci ha salvato quel demone. Ma ci ha salvato Ryan pure. Che noi eravamo svenuti. Jody, non morire. Non morire. Non morire. Avanti. Avanti. Morta?
quindi? Forse si è salvato, ragazzi, perché lì leggiamo... Allora, hai parlato durante l'interrogatorio e potevo anche non parlare. Però, se non avessi parlato, chissà cosa gli avrebbero fatto a Ryan. Ti sei infiltrata nella base, possessione, e potevo anche non infiltrarmi. A sto punto, tanto mi hanno catturato lo stesso. Hai perdonato il Ryan? No, quello è un percorso non giocato. Sono due percorsi bloccati. Ti sei infiltrata nella base? Sei fuggita? No. Sei stata salvata da Ryan. Sì, perché potevamo fuggire dalla base. Forse perché abbiamo sbagliato troppi colpi con... quello cinese lì. Hai detto a Ryan che lo ha... un altro percorso non giocato. Vabbè, Jody si è salvata. Forse magari era svenuta lì. Vabbè ragazzi, continuiamo. Buonanotte, principessa. E Nathan sta bene? Quando potrò rivederlo? Non lo so, piccola. Sono 3 giorni che non esce dall'ufficio. Nathan amava sua moglie e sua figlia più di ogni cosa al mondo. Ma ci riproviamo domani, ok? Adesso prova a dormire. Ci devono far vedere qualcos'altro del passato. Di nuovo... Questa è la figlia? La figlia di Nathan. Greve, che impressione. Dobbiamo seguirla. Ci deve dire qualcosa. Che poi non ha lasciato le porte aperte. Forse ci ha portato da suo padre. Ecco. Sì. Johnny. Che cosa ci fai qui? È tardi. Torna a dormire. Ah, questo è continuo, ragazzi, quando Collo l'ha portata a dormire. Quando ha ricevuto la chiamata dell'incidente. Non essere triste, papà. Cosa hai detto? È stato così rapido. Mamma non ha potuto fare nulla. Ma non abbiamo sofferto. Smettila, Johnny. Non abbiamo sofferto. Mi hai capito? Smettila subito. Siamo qui con te, Nathan. Che impressione. Siamo qui al tuo fianco.
bene. Laura. Ti amiamo, Nathan. Noi ti ameremo per sempre, tesoro. La loro voce. Non parlate ancora. Jody, falle tornare. Devi farle tornare ancora. Non posso. Sono andate. Ti prego. Ti prego. Falle tornare. Falle tornare. Mi mancano così tanto. Assurdo, ragazzi. Il condensatore nella Repubblica del Kazirstan è stato distrutto e il varco è ora inaccessibile. Siamo l'unica nazione con accesso all'inframondo. La situazione apre a nuove strategie e a nuove prospettive militari. Attueremo nuovi programmi per scoprire potenziali risorse e sviluppare quindi applicazioni militari. Abbiamo già trovato il modo di legare le entità a soldati umani ed è solo l'inizio. La questione è molto più importante dell'esplorazione ecco spaziale dello sviluppo nucleare. Abbiamo scoperto un nuovo mondo. Un mondo tutto da conquistare. Questo segna l'inizio di una nuova era per il nostro paese. Ci aspetta Ryan. Quelli del Pentagono ti hanno delusa? Erano tutti presi dai loro piani di dominazione del mondo. Non volevo disturbare. Abbiamo fatto la nostra parte. Ci hanno detto che era la cosa giusta. Ma in questo modo noi abbiamo dato al Pentagono il controllo totale dell'inframondo. Già. Cosa farai adesso? Non lo so. Mi serve tempo per poter riflettere. Capire cosa voglio davvero. Sì. E tu che farai? Beh, la CIA ha pensato a sistemarmi. Stipendio, auto di lusso, partite a golf. Non ho ancora accettato, ma ci sto pensando. Senti, Jody, so che tra noi non è stato facile e io non ho agito sempre nel giusto. Ma forse possiamo ricominciare, costruire qualcosa insieme. Dopo tutto quello che abbiamo passato, forse ne vale la pena. Non sono pronta. Forse mi serve tempo. Mi dispiace, Ryan. Sì, capisco. Ma comunque vada... Ricorda che per te ci sarò sempre. Ah, eccoti qua. Nathan ti sta cercando. Vieni, ti accompagno in ufficio. Ciao, Ryan. Oh, a proposito, in ufficio c'è una bottiglia di ottimo scotch che ti aspetta. Ci vediamo là? No, grazie, ma... Dai, non farmi bere da solo. È un'ottima bottiglia. Ti vengo a cercare io, ok? Andiamo, Jody. Però ci ha detto ti amo, ragazzi. Quando...
quando ci ha salvati. E... vabbè, ci pensiamo un po', ma forse ne vale davvero la pena che Jody stia con Ryan. Certe decisioni sono dure, Jody. Hanno sempre deciso gli altri per me. È ora di decidere da sola. Fai ciò che ti dice il cuore. Allora prenderai la decisione giusta. Poi non so, ragazzi. Ci sono tante persone con cui stare. Ci sono anche... Stan, Walter, la bambina con Tuesday. Poi ci sono pure quelli... del ranch. Non so, ragazzi. Poi magari forse all'ultimo ci faranno scegliere. Ok, siamo arrivati. Quando finisci verrò a prenderti. Ok. Qualsiasi cosa dica Nathan, sta attenta. Ci ha avvisati, ragazzi. Cosa vuole fare Nathan? Avanti! Jody, che bello vederti in forma. Cole ci ha avvertiti. Io ho fatto la mia parte. Adesso tocca alla CIA. Ci devono lasciare in pace, no? E per quanto riguarda la CIA, tu non esisti più. Cos'è? Un passaporto. Ora sei Elizabeth North. Nuova identità, nuova vita. Ma? È un assegno. Sono 500.000 dollari per i servizi che hai reso. Ti aiuteranno a ricominciare. Grazie. Intanto 500.000 dollari me li prendo. Poi non so, ragazzi, se abbiamo fatto la scelta giusta. Prima che tu vada, c'è una cosa che devo chiederti. Cosa? Ancora? Quando mia moglie e mia figlia sono morte nell'incidente 15 anni fa, anch'io volevo morire. Ho pianto molto, sbattendo la testa contro il muro, cercando un perché, perché? Perché lui? Non potevo più stringerle a me. È come una ferita che non si rimargina mai. Ma poi sei arrivata tu. E allora ho capito che... che loro erano ancora qui, vicino a me. Solo che io non le vedevo. Il governo mi ha dato tutto il necessario per studiare l'inframondo. A loro interessavano le applicazioni militari, a me interessava rivedere la mia famiglia. Mi ci sono voluti anni. Ma in che senso? Ma alla fine sono riuscito a creare questo. Ma?
Ciao, tesori miei. Ellen. Laura. Mi mancate così tanto. Vengo a trovarle tutti i giorni. Presto saremo insieme. Sto lavorando a un condensatore modificato, in grado di comunicare con le anime dell'inframondo. Fissato. Parlare con i morti, Jody. No. Te lo immagini? Che cosa vuoi da me? Che mi aiuti a parlare con loro. Voglio sentire le loro voci, dire loro che cosa sto facendo. Solo finché dura la mia ricerca. Sei l'unica persona che può farlo. Accetta. Dammi le mani. Ma scusa, ma quelle sono veramente loro? Mi sei mancata tanto. Ti prego, lasciaci andare, Nathan. Ci stai facendo soffrire. Devi lasciarci andare. Oddio. Devi lasciarci morire. Tu. Bugiarda. L'hai detto tu, non l'ha detto Ellen. Mi stai trattenendo qui. Sono lacerate a metà tra i due mondi. No, non ci credo. Stai mentendo! Io so che vogliono stare con me! Loro vogliono stare con me! Ragionevole. Stanno soffrendo, Nathan. Se tu le ami, se le ami veramente, devi trovare la forza di lasciarle andare. Non puoi ingannare la morte. Ingannare? La morte è niente! L'hai capito? Niente! Non sei immortale, tu. Addio, Nathan. Spero troverai la pace. È perso, ragazzi. È perso. Questo si ammazza, sicuro. Ok ragazzi, abbiamo visto cosa voleva Nathan, cioè assurdo ragazzi, assurdo. Cioè ha intrappolato sua moglie e sua figlia per vederle tutti i giorni. Però a quanto pare sì, sono intrappolate lì, stanno soffrendo, cioè non li, come se non li lascia morire. Chissà adesso ragazzi come andrà a finire questa storia. Continueremo nel prossimo video, un saluto a tutti.